Ci ha provato l'uccello, eh? Provaci ancora. A me piacciono gli uccelli. Non in quel senso, io lo so che voi avete dei pensieri contorti. Ciao carissimi, bentornati. Questo uomo qua con la stessa maglietta del video precedente è sempre Electric. E come avrete capito, beh, sto registrando tutto in una botta, come non ho mai fatto. Faremo questa prova e vediamo cosa succede. Innanzitutto lì siamo su ShovelKnight, per chi non lo sapesse o chi non sapesse leggere, perché ci sarà nel titolo ShovelKnight. Abbiamo appena battuto il secondo boss e qui sotto è apparso un tizio. Praticamente quando appare un tizio in un punto della mappa, tu diciamo affronti i nemici che appaiono. Il livello è sempre, diciamo, diverso, o almeno spero che sia. Oh, questo uccello vola, eh. Dopotutto è un uccello o è un drago, non so cosa sia. Aia. E tu devi fare questa piccola missione dove insomma prendi un sacco di soldi e magari trovi anche un bel tesoro. Pium. Ci ha provato l'uccello, eh. Provaci ancora. A me piacciono gli uccelli. Non in quel senso, io lo so che voi avete dei pensieri contorti. Distorti, contorti. Oh, attenzione, eh. Via, via, via. No! Ops, succede. Sai, quando uno fa le cappelline a busca. A parte io c'ho un sacco di soldi e potrei anche prendermi altra magia o qualcosa. Via, risfidiamo questo balordo. Baluardo, balordo. Piu, 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 piu. Venga qua, signor uccello, messere uccello. Se la veda con uno della sua taglia, con il cavaliere, col badile. Non so se hai capito, io ho un badile, eh. Sai che ci faccio io con il badile? Io scavo la tua tomba. Ti è piaciuta questa, eh? Non di nuovo. Porca zozza di bastardi. Via, via. E ce la fa il cavaliere col badile. Vedete, quello è morto e via. E adesso con tutti sti soldi che ci abbiamo, noi andiamo a comprare la roba. Che mica stiamo scherzando. Mica andiamo a donarli all'UNICEF. No, noi ci compriamo le stupidaggini. Vediamo. Oh, hai trovato lo scadente damerino. Quindi questo ti suona fondamentalmente il soundtrack che sblocchi. Quindi mettiamo adesso questa che è la battaglia dell'ultimo boss e via. Sentiamo quello che suona. Guardate come carico, come suona. Cioè lui, con quell'ukulele che ha lì, suona tutti gli strumenti che vuole. Non so se hai capito, eh. Ah, io innanzitutto comprerei un altro po' di magia che ci sta. 50 punti magia fanno comodo. Soprattutto perché il prossimo boss è tostarello, eh. 4500 per un altro buono pasto. Un po' costoso. Per ora me li tengo sti soldi. Anche se dopo ne perdo parecchi di più. Non so che fare. Compriamolo, va, per sicurezza. È meglio non tenere troppi soldi su ShovelKnight. Un piccolo consiglio a chi prenderà questo gioco. Perché dopo, quando muori tanto in un livello in cui non ti aspettavi tanta difficoltà, dopo bestemmi in un'altra lingua non di tua conoscenza. Magari scopri pure di sapere un'altra lingua, o almeno soltanto per quanto riguarda gli scleri. Ma andiamo avanti e rubiamo ancora l'anello alla bambina. È mio, 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 mio. E non so ancora come arrivare qua su in alto. Non so se ci sarà un doppio salto un giorno, un modo per arrivarci. Che mi sono scordato di comprare. E vabbè, pace, non lo compro. Andiamo avanti. Questo livello è odioso, signori. Odioso, ce la farò a finirlo in un video. Mica lo so. Qui a un certo punto diventa tutto buio. Ah beh, qui si potrà andare a sinistra come l'altro. Non lo so, proviamo però. Più, non si può. Ah, che bello lo sfondo. Guardate che bello lo sfondo di questo livello. È bellissimo. Più, più, più. Un rospo, un rospaccio. Via, rospaccio. Più, più. Fa l'attacco Phono Shock, porca miseria. O elettrococcola, che sei un Pokémon? Ma i Pokémon non piacciono. Scherzo, io amo i Pokémon, che sto dicendo? Non so se ho disegnato più Pokémon o Dragon Ball nella mia vita. Comunque, ho disegnato entrambi moltissimo. Piu, 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 piu. Ah, qui c'è una bomba, fantastico. Piu, 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 piu. Oh, dove vai? Vieni qua. Piu. No, non posso più salire qua. Focca miseria. Sì, invece se tu vieni qua posso salire, vieni. Vieni, accidenti. Vieni, vieni, vieni. No, accidenti. Torna indietro, Cristio. Vieni. Bravo, numero uno. Adesso prendiamo tutti questi soldi che ci serviranno. Perché come avete visto, qui si spende tanto, eh. Basta una cavolata, una bomba. Niente. Comunque, mentre che voi starete vedendo questo video, io sarò in Olanda probabilmente. No, mi sono sbagliato. Au. Scusa, devo andare qua. Perché lui mi serve per salire lassù in alto. Quindi vieni qua. Piu. Fantastico, un altro segreto. Qui se non sbaglio ci sono i fantasmini. Via fantasmino, via. Devo prendere i soldi e me ne vado. Mi prendo i soldi e me ne vado. No, c'era qualcosa da prendere ancora. Guarda un po', guarda un po'. Vedete come sto attento ai dettagli. Io sarò in Olanda perché un mio amico si laurea e quindi io ne approfitto, che un po' è stata un po' una corsa, tipo appena l'abbiamo saputo gli altri hanno fatto un po' di violenza psicologica pur di farmi comprare lo stesso giorno che l'abbiamo saputo il biglietto. Quindi niente, è andata che così, che l'ho praticamente comprato. Accidenti. Adesso rimango così sulla sua testa, così muore appena si sveglia. Vieni qua, zozzo. Ah, quindi qual è il punto? Che non era proprio programmato? Ma sì, starò in Olanda. No, non sono un tipo che va lì per le mignotte
la vetrina, insomma, o la droga, erba, eccetera. In realtà, avendo studiato architettura, l'Olanda è un posto molto interessante da questo punto di vista, perché fanno le case galleggianti, e sì, è una cosa più interessante di quel che sembra dicendolo. O forse suona ugualmente interessante solo dicendolo. Non so voi, non so voi cosa piace nella vita. Non sto vedendo niente, vedete questo livello è assolutamente fastidioso. Guarda che roba, guarda il fantasma dove diavolo stava. Via, 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 via. Qui ci sono dei diamanti che vedo a malapena, però l'ho presi. Sto saltando alla cieca, ma nessun problema perché la Crippeo c'ha una memoria fotografica assurda. Non a caso un disegnatore. In realtà no, la mia memoria è pessima. Prima di collegare un nome a un volto, beh, ti dovrò aver visto almeno per un mese di fila, tutti i giorni, e qua c'è un segreto! Questo non lo conoscevo, ma perché non sto attento a questi dettagli? Questo livello l'ho rifatto poi parecchie volte, perché morivo sempre. Ed è la verità, morivo molto spesso in questo gioco. E qui c'è un tesoro, in cui ci sono appunto soldi. Non so... Aia, accidenti! Via! Quei soldi rimarranno là, ciao. Non posso farci niente. Dal punto di vista del disegno, invece, ma... ultimamente sono un po' corto di idee, devo ammettere. Non nel senso brutto della faccenda, proprio... cioè, non per disegnare in generale, ma più che altro per fare video di disegno. Non vedo... via, via! Dove sono? Fammi un tuono. Grazie. Ok, ho preso qualcosa. Via. Non ci vedo. Sono salvo. Mamma mia, sono il numero uno in questo gioco. Non sono ancora morto nemmeno una volta in questo livello. Per ora abbiamo una media di 2 morti a livello o una. Non mi ricordo. Tu via. Via. Come potete vedere, questa piattaforma funziona che se ci sono due cose dello stesso peso, scende. Cioè, va in base al peso. Non è un game design molto intelligente, perché ti costringe a fare cose, no? Tipo, qua si pesca, però non c'è fuori... che stavamo dicendo sulla morte? Che sono morto. Tutto qua. Via. Bellissimo ammazzare con le bombe, direi. Ok, ho preso le mie cose. Con rospaccio, via rospaccio, via, via. Non puoi stare qua. Siamo in troppi qui. Siamo in troppi, siamo in troppi. Porca zozza, sono morto di nuovo. Porca zozzina, accidenti. Due morti già. Beh, siamo nella media, ok? Non mi sono ancora innervosito. Normalmente, già alla terza morte, sono molto nervoso. E vorrei che voi non vediate questa parte di me, ma potreste. Comunque, su ARMS, torniamo un attimino a ARMS, che non so se già sarà uscito un video o meno di questo, perché sono tutt'altro che organizzato ancora dal punto di vista dei video. Tu muori. Muori, i miei soldi, grazie, sono miei soldi. Ho provato Kid Cobra alla fine, tra tutti i suggerimenti. Ah, ah, dove sono, dove sono? Non vedevo, non avevo perso un attimo il senso dello spazio, dell'orientamento. Ho provato Kid Cobra, stavo dicendo, mi avete suggerito tantissimi. Cioè, siete stati proprio tanti a commentare e a suggerirmi cosa provare, quale personaggio provare. E personalmente, sì, mi sono trovato un benino con Kid Cobra. È un po' più strano da utilizzare della ragazza Quintel. Via, via. Brutto rospaccio. Cioè, sono proprio due stili di combattimento diversi. E comunque ho iniziato a fare i combattimenti proprio quelli online seri, non le robette, insomma, così casual. E devo dire che cacchio, se la sfida c'è. Ce n'è come di sfida. Sono salito di 2 rank per ora. E speriamo di salire oltre. Qui c'è un'altra magia da prendere, che è una delle mie preferite. Se è quella. Sì, questo è quello che ti dà immortalità per proprio 2 secondi di numero. Ma la utilizzerò davvero tanto, in realtà. Via, via, rospacci. Via. Continuate a saltare così, vi ammazzo facilmente. Aia! Bastardi, bastardi! Il badile, per la regina. Quindi da una parte non vedo l'ora di farvi vedere un po' di combattimenti online, però non so se alla fine far vedere come gioco con Kid Cobra, perché faccio schifo con Kid Cobra. Cioè, non faccio schifo. Ho vinto dei combattimenti online, ma non so se riuscirei a vincere quelli ufficiali. Non mi sono allenato tanto, ne ho le braccia così potenziate come la signora Twintel, che al contrario ho usato davvero molto. Ah, tu mi fai passare qui, grazie. Prendo il tesoro, questo è il mio tesoro. Piu piu! Arretra! Retra! Vade retro, venga qua su, signore. Così io faccio una scavata veloce mentre che lei si diverte, rompo il muro che magari lo immaginavo ci fosse qualcosa. Lei è pronta a morire? Prego. Le ho concesso la morte soltanto per la regina. Oh, qui si può pescare qualcosa, peschiamo. Cosa ci sarà qui se non un pesce? Oppure un pesce? Un pesce oppure un pesce, grandioso. Non ho mai capito come si arriva qua su, qualcuno me lo sa dire? Via, via. Forse da qui in qualche modo? Non lo so. Forse lo so, focca la bidella. Non so se riesco a saltare fino a là. Ok, ce l'ho fatta. Via.
Ecco come si faceva. Ho scoperto un segreto, madre. E adesso? Posso salire? Sì. Ah, il fantasma può venire fino a qua, non va bene. Accidenti, accidenti, accidenti. Via, via, via. Bene, almeno ho scoperto un segreto oggi. Non sono rimasto proprio alla conoscenza che avevo ieri. Insomma, perché ieri ne avevo di meno, oggi ne ho di più di conoscenza. E qui c'è un altro segreto, io lo prendo. Guardate i segreti che trovo, i soldi. La prima volta che ho fatto questo livello con il mio amico, beh, siamo morti parecchie, parecchie volte. Alla fine, per tutte le morti che abbiamo accusato, sai, quando muori tu lasci il sacchetto con i soldi dentro. Il nostro era vuoto, il nostro sacchetto. Non avevamo più soldi a forza di morire. Non vedo, non vedo. Non c'è niente qui, vero? Non vedo. C'è un saltino molto dangerous qui, eh. Non vedo, non vedo. Questo è il pezzo davvero più odioso, perché non si vede, letteralmente. Voi ci vedete? Io no. Qualcosa sì, ma... E questo fa parte di quel bel game design di cui vi parlavo, che apprezzo tantissimo di questo gioco, che è proprio la creatività... Via! La creatività nel creare questi livelli. Cioè adesso con una piccola meccanica di oscurità si è riuscito a trovare questa parte divertente in cui vedi, non vedi, muori, non muori, muori. Ma adesso sapete con chi abbiamo a che fare? Con lo Spectre Knight. Questo qua c'è un DLC proprio su questo cavaliere. E se andrà bene questo let's play, a voi piacerà, beh, farò anche il let's play di questo, lo Spectre Knight. Che lo Spectre Knight ai miei occhi parla così. Ah bello, senti, oh. E questo non è posto per viventi, mortale, oh. E sarai evocato quando sarà il momento, zio, cioè, minga, fega. E il momento arriva per tutti, non si scappa. Come abbiamo visto con la tua amata Shield Knight. Menti! Non credo alle parole di un fantasma. La tua stessa esistenza è un vile inganno. L'incantatrice è così prevedibile. Mi ha concesso una nuova vita, zio, cioè, per poter prendere la tua. E inizia il combattimento, scusate la voce ambigua. Piglia! Ops, non l'ho preso. Piglia! Fino adesso solo due colpi. Uno. Tre colpi. Accidenti, mi ha colpito. Non va bene questa cosa, vai via. Oh! Maledizione. Via. Via. Via, via. La magia. Il colpo. E questo boss fino adesso c'ha la mia musica preferita in assoluto. Sentite quanto è figa questa musica. Sentite la fichezza? Ti piace la fichezza? Muori! Ah! Maledizione! Attenzione! Shovel Knight! Non avere paura, spara! Spara la magia! Ho finito la magia! Oh, ci vedo, vedo, non vedo, vedo, non vedo, non vedo, vedo. Sono nel punto più buio della mappa, accidenti. È morto! Vabbè, vedo non vedo, ammazzo uguale, nessun problema. Spectre Knight è deceduto, signori. Grazie a quest'uomo qua, dalla potenza incredibile nel joystick e nella mano destra, sinistra, dove vi pare. Soprattutto nella destra, per ovvi motivi. Forse non così ovvi, ma lascio a voi intendere. E finisce così la giornata per il nostro Shovel Knight e per questo video anche. Polletti, se mi amate, se amate questo video, beh, mostrate un bel po' d'amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E ricordatevi sempre che questo uomo qua, macio e bellissimo, è Electric. Oh, sta succedendo qualcosa, non mi vogliono. Guarda i soldi! Ma guarda i soldi! Ma che sono tutti questi soldi? Accidenti! Eccolo! No, non la prendo! La prendo, l'ho presa! Stavo dicendo, Electric. Brum!